Vabbè, ma io non la uso più, sa? Perché è una sega. Ti ammazzo così, senza problemi. Che c'ho bisogno della Gatling Gun io. Ormai ho ammazzati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ormai vado come un missile. A te le ultime parole famose. Ok, qui non si passa. Oddio, qui ha fatto un rumore diverso. No. La trina è libera. Ah, guardalo. Ok, risparmiamo i colpi. Per carità. Perché sono rimasti 8? Sono pochi, eh. La trina è vuota. Ok. Chi ci sarà qua dentro? Qualcuno c'è. Stiamo bene. Wow, è pieno. Come hanno fatto a accorgersi? Ricarica, cavolo. Wow. Ce n'è uno qui. Già spari, eh. Altri due e ho tre colpi. Ma io quelli me li... non me li calcolo? No, me li devo calcolare purtroppo. Me li devo calcolare. Wow. Bel bordello, eh. Vediamo un po' se il sorcio... Grandissimo sorcio. Vai. Non lì. Lui. Vai. Ok, ci dovrebbe essere altro, eh? Me lo auguro tanto, tanto. Non ci sia altro. Ok, vediamo se c'è qualche munizione. Oh! Ok, il ranch è ripulito. Ancora imboscata. Ok, ormai... ti cap tutto, mi raccomando, move on, torniamo al rifugio da Pete, speriamo che abbia racimolato tutte le persone. Sì, non ho letto il dialogo, vabbè, le persone sono state trovate, non ho più i proiettili. Wow. Come facciamo? Prendiamo sta pistola, ecco come facciamo. Ce n'è un altro? No. Sembrerebbe di no. Ok, via. Ah, El Paso. Dicembre 1873, El Paso, Messico. Vediamo un po'. Oh. No, l'ho svegliati subito. Stavano lì a farsi gli affari loro. Diciamo che cadono però anche abbastanza facilmente, eh. Adesso le ultime parole famose. No, vabbè, lo sapevo però. Buoni. Buoni. Ma cazzo! Ma come? Ma vabbè. Ho sparato alla dinamica. Cioè. Io non riesco a capire perché ogni tanto non mi spara. È figo farli uccidere anche tra di loro, devo dire la verità. Cioè, da qua giù. Era questo che volevo dire. Tutti morti? Tutti morti. C'è qui dinamite, dinamite, dinamite.
come sempre rovesci secchi. Andiamone una. Bene. E riprendiamoci un candelotto. Andiamone un altro. Bene. Un'altra ancora. Bene. Ricaricherai prima o poi. Good. Benissimo. Vai. Oh, oddio mio, mi ha preso un accidente. Il rumore del treno incessante proprio. Spero che il topo abbia fatto il suo dovere. Me lo auguro, sì. Dinamita ancora. Vai. Cioè, questo topo abbiamo fatto veramente 13, eh. Bingo. Assurdo. Chissà se passa anche attraverso la porta. Cacchio, non c'ho più. Eh no, non c'ho più neanche la dinamica. Com'è possibile? Si è sfondata la porta. Ah, ok, non c'avevo più i topi praticamente. Wow. Sarebbe pessimo ricominciare dall'inizio. Questo ci si parla perché. Ok. Ha ha ha. Che ridi che? Ridi che? Fa sapere agli altri che possono trovarmi a El Paso. Cazzo, li aspettiamo lì. No, no, non ti uccido. Non ti ucciderò. Però mai dare le spalle a uno di questi. Go back to the shelter. Va bene. Via. Lasciamo El Paso. Altra imboscata. La base degli apostoli a El Paso. Ma che scherziamo? Good. 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 Stiamo a fa di male, eh. Di male. Uno è dentro. Però avevo visto quel sombrero. Adesso per cercare di prenderlo sicuramente muoio, però. Ecco qua. In pelle di serpiente, tra l'altro. Good. Qui non me. Bene. Bene. Intanto qui c'è gente, ma io me ne potrei strafotte di sta gente. Assolutamente. E andare avanti, chiaro. Wow, 11 colpi, eh. Pochi, coltello. Bene, così non si sveglieranno. Indiano che ho visto. Eccoli che arrivano. Arrivano di brutto. Che cazzo l'aveva visto? 7 colpi. Sarà il caso di... Preso non volutamente. 5 colpi. Finirà che io mi scorderò di riprendere i colpi. E quello chi l'aveva visto? Mamma mia. 2 colpi. 0 colpi. No, un colpo. Ho un colpo, ragazzi. Come faccio? Devi ho l'arco. Devi ho la... No, c'è la pistola. Un colpo. Questa? Quanti colpi c'ha? C'erano sempre un colpo? No, 6 colpi, vabbè. Ok. Oddio, questa assomiglia tanto a un indiano che conosciamo. Sbaglierò, ma... E io devo passare di qua. Per qui. Ok. Sono tutti insieme praticamente. Indiani. Indiani. Giapponesi. Cinesi. Esercito. Tutti qui, tutti in questa zona. Stanno aspettando tantissimo. Via, 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 via. Dov'è? Vai a sapere. Eccomi.
Mamma mia! Trae in inganno tantissimo sta... Dammi quella pistola. Due colpi. Un colpo. Beh, di bene... Di male in peggio. Oh, questa sì, però. Questa ne ha almeno 6. Accidenti. Reso. Ora, per arrivare da quella parte... Ecco qua. Wow, ma quanto è lunga! Chi è che spara, soprattutto? Soprattutto datemi i proiettili. Datemi i proiettili. Io passerei qui dentro. Cioè, ci sfonderei il vetro. Wow! Ma chi è? Ma chi è? Niente, eh. Amico, ora lo so. Gringo. Ah, era lui, era. Accidenta a te. Accidenta a te, ultimo colpo. Wow. Pick up. Due colpi, ma come cacchio è plus 12? Certo, st'arma... Non mi piace proprio, eh. Cioè, è potentissima, ma è imprecisissima. Io credo qui... Oh. Vedete? Poi se lo manchi, ecco, vedete? È imprecisa, è imprecisa. Poco da... Good. Questa mi piace. Questa è quella che prediligo. Dov'è? Cercando di guardarmi intorno, ma sta latrina sarà vuota, io spero. Preso. Ma poi più che altro non c'ho l'indicatore di dove andare. Dice solo passa attraverso la città. Va bene. No, 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 era arrivato lontanissimo. Che miss clamoroso. Ok, lì ce n'è uno. C'è un uccido super. Oh, è dietro di me! Io non so come ho fatto. Che è? Wow, this is the end of my story. Achievement sbloccato. Ah, ok. Slippery Pit ha azionato la dinamite. L'esplosione è avvenuta troppo presto. Kesus è rimasto... È saltato in aria? Kesus è saltato in aria. Una polvere... Una nuvola di polvere si alza dal lato della montagna e rocce rotolano attraverso tutta la vallata sottostante. Le persone nella piazza non hanno ancora capito cosa è successo, ma Kesus sapeva che erano tutti destinati. Perché l'esplosione è stata così presto? Pitt ha tradito lui o era già stato ucciso? Forse era stato colpito da qualche proiettile e era caduto sul detonatore? Ma perché cazzo mi dovrebbe interessare? Pensò Kesus, un momento prima che il suo corpo fu ricoperto da un fiume di polvere e rocce. Oh? Il becchino. Siamo morti quindi. Te l'ho detto. Te l'ho detto che la tua tomba sarebbe stata sotto una montagna di rocce. È vero. Ce l'aveva detto. Cosa? Dove diavolo sono? L'inferno? Sei nel purgatorio, amico mio. Purgatorium, per dirlo in latino. Questo è il posto dove Satana, il compassionevole, ripulirà la tua anima. Di cosa stai parlando, Maricon? Che sapete significa frocio. Tu sei morto e te la dovrai vedere contro altri peccatori. Se li uccidi, bene. Se verrai ucciso una volta, bene, dovrai ricominciare tutto dall'inizio. Oh? Ok, il gioco è finito, cioè, survived.
No, allora, il gioco è finito, questa è... Io non credo che sia il... Non credo che sia ancora... Sopravvissuto, ma perché? Bene amici, fermiamo tutto, il gioco è finito. Quello che avete visto nelle ultimissime battute, in quei pochi secondi, era appunto la modalità Purgatorium, ovvero dopo tutti gli avvenimenti che abbiamo vissuto insieme durante il gameplay di 12 is better than 6. Io l'ho trovato veramente molto divertente, spero anche voi. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo gioco. Non date retta assolutamente a chi dice che il bianco e il nero stufa, eh. Non è vero, cioè il gioco è supportato da un'ottima storia, è divertentissimo a livello di giocabilità, quindi lo stile grafico visivo può passare anche in secondo piano e sicuramente mi sento di consigliarvelo anche perché l'ho giocato tutto e ho 11 ore sul groppone di questo gioco. È un gioco che ne richiede 4 o 5 per finirlo, però io l'ho giocato veramente a fondo, quindi penso di poter dire la mia, a differenza di tanti altri che se si va anche molto grandi come esponenti YouTubers, se andate sul loro profilo Steam vedete che ci sono giochi aperti per 0.3 e poi fanno i video con la recensione. Vabbè, chiudiamo sta piccola parentesi, ma mi sentivo veramente in dovere di farlo. Questo gioco su Steam, se andate sulla sua pagina, se visitate il negozio, ha ricevuto recensioni solo molto positive. Se non mi sbaglio, sono più di un migliaio. E non sono poche per un gioco, ripeto, che è partito da una campagna Kickstarter. Un gioco così è partito col Kickstarter, vabbè. Poi magari troviamo tutti quei titoli della Digital Homicide che sono veramente scandalosi, però arrivano su Steam prima magari di un 12 Better Than 6. Il gioco, come avete visto, non è disponibile in lingua italiana, stranamente. E apro una piccola parentesi, ringrazio come ho fatto qualche puntata fa ancora una volta Baionetto per avermelo suggerito. Non me l'ha suggerito direttamente, ma via, ci siamo capiti. Ciao Emanuele. Quindi c'è l'inglese, il tedesco, il russo, il francese, ma non c'è l'italiano. Sappiatelo se avete intenzione di comprarlo. Mettiamoci anche che Metacritic gli ha dato un bel 74 su 100, anche se Metacritic lascia un po' il tempo che trova, però è un indizio in più. Ed è un gioco che ha vinto anche diversi premi. Insomma, prendete Hotline Miami, ambientatelo nel selvaggio West. Se vi è piaciuto Hotline Miami, un motivo in più per provare 12 is Better Than 6. Un gioco pieno di qualità, uno shooter frenetico. Ragazzi, se vi piace il genere, non aspettate, anche perché sta sulle 7,90 € o 6,90 €, non ricordo bene. Spara tutto con visuale dall'alto, come abbiamo visto, stile grafico accattivante. La difficoltà delle missioni è equilibrata, anche se, come avete potuto notare, c'è stato un punto in cui sono ricorso ai rosari. Ma fondamentalmente sta sempre a noi decidere quanto complicarci la vita su un titolo del genere. Punto a favore anche la grandissima colonna sonora, che io ho sostituito ovviamente per motivi ovvi di copyright. Ma torniamo a noi, che cosa è successo alla fine? Niente, siamo riusciti a mettere insieme tutte le persone che abbiamo incontrato durante il gioco, grazie a Slippery Pete, che è il primo che liberiamo appunto dalla sua prigionia. Abbiamo messo insieme l'indiano, lo stesso Slippery Pete e altri personaggi e abbiamo fatto l'ultimo salto dell'ostacolo verso la nostra fuga, perché il nostro goal era quello di fuggire. Ve lo dissi nella prima puntata. E a quanto pare potremmo anche essere stati traditi, non lo sappiamo, perché l'esplosione che doveva farci passare l'ultimo ostacolo è avvenuta un pochino prima, proprio mentre passavamo. Quindi chissà ci abbia tradito Slippery Pete. Fatto sta che comunque messicano, Jesus, chiamatelo come volete, è morto e alla fine si ritrova proprio in purgatorio davanti a quel grave digger, quello scavatombe, perché dall'inglese grave tomba, digger scavare, scavatore, dig scavare. E quindi quello che abbiamo visto appunto negli ultimi minuti è soltanto un extra del gioco, che comunque è molto divertente se volete continuare a divertirvi con questo action shooter. Sinceramente sulla morale del personaggio, rispecchia perfettamente lo stile western, cioè è veramente un figlio di puttana, c'è poco da fare, non guarda in faccia a niente, infatti uno dei suoi ultimi pensieri è stato che cazzo me ne frega, passo lo stesso, ma purtroppo la nostra tomba è stata una montagna di rocce, come ci disse il Gravedigger 2 episodi fa o un episodio fa, non ricordo bene. Comunque, io vi ringrazio
quei pochi, quei tanti, non so, magari tra qualche mese qualcuno in più l'avrà visto, anche perché è l'unico gameplay su questo gioco in Italia finora, come per Darkest Dungeon e tanti altri. Non è una polemica, Comunque vi ringrazio, 10, 5, 30, 50, 100, quelli che sono, che hanno visto questo gameplay, che gli è piaciuto viverlo con me. Come sempre vi ricordo di sostenere il canale, perché ci vuole tempo a fare questo. Tra l'altro io lavoro e faccio anche l'allenatore di calcio, quindi ho ancora meno tempo per fare queste cose, però le faccio lo stesso perché mi piace condividere. In fondo, quando gioco per cazzi miei, spingo rec ed ecco fatto il gioco. Quindi se volete sostenete questo canale, il mio di Johnny Bass, condividendo i video, mettendo like, commentando, anche se al di là dei like, che sinceramente non ci importano, ve lo diciamo francamente, un bel commento è sempre la cosa più apprezzata. Quindi vi ricordo la community per giocare insieme e partecipate, non fate i timidi, cazzo. Franky Romano and Friends è gruppo su Steam e community di Google Plus. Ogni tanto, una volta al mese, io butto là un invito a fare una partita tutti insieme. Nell'ultima volta c'erano solo Digiu e un'altra persona, adesso scusa non mi ricordo il nome, ti chiedo veramente scusa, eravamo solo in tre per giocare a Left 4 Dead 2. Mi sarebbe piaciuto fare diciamo una bella missione tutti insieme a questo gioco, anche quello un bel gioco. Infine ci tenevo a salutare e invitarvi a passare sul suo canale Me Nintendo, Me N' Nintendo, e il mio amico Peps10. Andate a trovarli, fanno dei giochi molto interessanti, sono delle bravissime persone, quindi perché non farvi un giro sul loro canale? Con questo è tutto, io vi ringrazio e alla prossima serie, al prossimo video, al prossimo chi lo sa che succederà. Ciao amigos!